Bene, siamo tornati in diretta TV7 alle 7. Abbiamo come sempre fatto un cambio di ospiti, naturalmente cambio di tematica. Abbiamo promesso di parlare di un imperdibile evento, Pride Village 2011, e lo facciamo in compagnia di Loredana Forleo, speaker Radio Company Pride Village, perché ti Buongiorno. troveremo all'interno del Pride Village e sentiremo la tua. Se non sbaglio, tu hai vinto anche un premio come miglior voce No, del. no, 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 Dimmi, no, non dire correggimi. cose che non sono Dimmi, che so che vere. sei. No, non Dimmi. sono vere. No, non ho vinto nessun premio, però ho lavorato tanto, questo sì, ho Ma io so lavorato che tu tanto. sei una delle voci migliori nel Non lo Triveneto. dico Puoi farla io. modesta, va bene. E Giustino Iannutelli, responsabile grafica comunicazione Pride Village. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di essere qui. Buongiorno. Perché Pride Village? Che cos'è? E perché dovremmo venirci tutti anche con la famiglia? Perché no? È perché la festa di tutti innanzitutto, vero Esatto. È la festa che unisce i giovani, gli anziani, le coppie di fatto, tutti, tutti senza distinzione di sorta, e il programma, che è estremamente variegato, permette a tutte le persone, da quella appunto più giovane a quella più anziana, di trovarsi bene e passare delle belle serate. Ma diteci la verità, il logo, l'evoluzione della specie, il Darwin, si Sì. rifà anche al ponte di Darwin, quello che c'è, Sì, diciamo. a varie interpretazioni, perché innanzitutto è un omaggio al ponte Darwin, tanto voluto dal sindaco, L'amministrazione e che comunale. Stiamo parlando di Padova, stiamo parlando di Padova, il sindaco di Padova. Sì, perché poi se vedete sul sito proprio, se riuscite ad inquadrarlo, vedete che c'è l'evoluzione della specie, cioè da diciamo la scimmia poi a tutte le gradazioni, diciamo, fino a un Multicolor. omino che è molto colorato. Perché la specie si evolve, in realtà l'omino colorato è alto, se si guarda bene, è alto uguale all'uomo non colorato, Non quindi vuol dire che è colorato. un'evoluzione che alla fine è una condivisione, una convivenza, e poi anche perché c'è il concetto di base dell'evoluzione, perché arrivati al quarto anno ci si sta evolvendo, si sta migliorando tanto, e quindi tutto questo è inserito all'interno di quel marchietto come concetto. Senti, tagliamo la testa al toro. Tagliamola. Pride mi viene in mente qualcosa di particolare, giusto? Sto sbagliando. Quindi, una festa all'insegna di una scelta d'amore particolare, che si unisce comunque a tutte le scelte d'amore che vanno rispettate. Io, per far capire di cosa sto parlando, vorrei anche festeggiare. Oggi è il primo giorno dopo il grande governatore Cuomo in America, ha finalmente liberalizzato il matrimonio in America, diciamolo. Apriamo un Sì, pochino, è vero. che siate d'accordo o non siate d'accordo su queste cose, comunque si parla d'amore, Si parla giusto? d'amore, questa è una cosa, Oh, di questa è la cosa diritti, d'amore. che vorrei dire. E in Italia ieri c'è stato la prima benedizione valdese, perché non si può parlare di matrimoni, perché nella chiesa valdese non c'è il matrimonio, quindi non ci saranno neanche i divorzi, e quindi tutto quel discorso di soldi e Non mantenimento non esiste. esiste. Potrebbe essere un'idea, scherzo, rispetto a tutte le religioni. Quindi, questo Pride Village, che cos'è? Allora, il Pride Village è E una l'abbiamo grande festa di capito. 2 mesi. Abbiamo detto che è per tutti, è una festa per tutti, quindi sono invitati tutti, molte famiglie. Ma cosa si Quindi festeggia, Loredana? si festeggia Quello che dice la parola quello che stessa, è l'orgoglio. Ognuno è l'orgoglio. orgoglioso di essere, di rappresentare ciò che è e ciò che vuole essere. Perfetto. E tra l'altro il Padova Pride Village è patrocinato, ecco, è organizzato da un'associazione importante a Padova, che era tra l'altro l'Arcigay di Padova, insieme a Padova Fiere, quindi due sinergie importanti che si sono unite per creare un luogo d'orgoglio, cioè dove ognuno entra ed è tranquillo. E come diceva lei, parlando di famiglie, l'anno scorso si potevano vedere le coppie, perché assolutamente le coppie homo, magari a manina, ma anche le coppie etero, gli anziani, le madri e i padri con i bambini, che convivevano in una tranquillità unica. E questo è veramente bello, se si potesse esportare anche all'esterno dei 6.000 metri quadri che occupiamo d'estate facendo il Padova Pride Village. È un concetto che non si trova spesso all'esterno, e c'è una convivenza meravigliosa che ti lascia un ottimo sapore in bocca di pace e serenità, per dirla in maniera un Sì, po' poi è una festa che ipotetica. accontenta un pochino tutti, perché comunque tanti sono gli ospiti. Ci tiene qualcuno Ci che tiene io qualcuno. avrei, cioè, Quest'anno è oltre voi veramente, guarda, io ho due, mi sarebbe portato. piaciuta. Loredana, si comincia l'1 di Si comincia il luglio primo e luglio, si si finisce il finisce il 28 28 di di agosto agosto. e gli ospiti, dicevo, sono tantissimi. Ad iniziare da venerdì, che sarà naturalmente l'inaugurazione con Luciana Littizzetto,
e la grande Franca Valeri, grandi tutte e due. Mi sarebbe piaciuto averla qui, ma capisco che... Sì, sarebbe piaciuto sì. Che non ha 19 anni e farla proprio venire proprio e lavora ancora, poi tra l'altro. Sì, sì, lei lavora... lavora ancora a teatro. Ma proprio il bello dell'inaugurazione è il concetto base del Padova Pride Village. Abbiamo unito la comicità storica del nostro paese, della mamma che parla al telefono, con l'altra con comicità nuova dei nostri tempi che ha risalto su telecronache per essere... Ma mi chiedo, come vi è venuto l'idea di Franca Valeri? E questo dovremmo chiederlo a qualcun altro. Perché lei è un personaggio storico, come hai detto, particolare, magari non conosciuto dai più giovani, quindi volete rivolgervi anche, come avete appena detto, proprio a un tutti. Target più adulto? Dietro Padova Pride Village c'è una struttura enorme, fatta di tantissime persone che lavorano, che inseriscono idee, inseriscono consigli e concetti. Noi siamo soltanto due in rappresentanza, ma lo staff è enorme. E questo aiuta a creare un programma così, così variegato, veramente per tutte le età. Quindi su proposta poi è stata inserita, come è stata inserita la Letizzetto e come sono stati inseriti tanti cantanti, dal più giovane al più anziano. E ricordiamo domenica l'appuntamento con Boy George, anche tra le altre cose. Sì, infatti mi ha stravolto l'idea di Franca Valeri con Boy George, ma conoscendo un pochino questo, lei, come dicevamo sicuramente poco fa, non ci saranno problemi. Cioè accontentare veramente tutti, poi per quanto riguarda sì la musica, Boy George, poi Niccolò Fabi, Mario Venuti, sì, Antonella Ruggero, Ron, per i più giovani c'è Loredana Errore, appunto, sì. Patti Pravo in chiusura, la serata conclusiva, adesso chiedo aiuto a... Sì, ma c'è anche Antonella Ruggero, c'è anche Antonella Ruggero, c'è anche Nada. Diciamo che tendenzialmente la domenica è identificata come il giorno del grande concerto, con un'unica eccezione del 24 di luglio, dove siamo riusciti a portare un'altra grande comica, anzi io direi quasi la più grande, anche perché è stata esclusa dalle televisioni nazionali, che è Sabina Guzzanti. Caspita. Che porterà il suo vilipendio tour a Padova, proprio al Padova Pride Village. Ma ci dovete prima dell'inaugurazione venire, cioè ci dovete portare qualcuno di questi grandi nomi, dai. Ci proviamo. Ci proveremo. Francesca, volevi fare una domanda? Sì, no, volevo far vedere delle immagini dell'edizione passata. Prego. Del Pride Village 2010, giusto per far parlare un po' le immagini. Pensate cosa è stato il 2010, il 2011 sarà ancora meglio. Vediamo. Un secondo e stanno arrivando, ecco. Village con ben 52 serate di musica e divertimento. Dal 9 luglio fino al 29 agosto si alterneranno grandi spettacoli con grossi nomi del mondo della musica, del teatro e della cultura. Arrivato alla sua terza edizione, il Padova Pride Village è stato inaugurato da una specialissima ospite, Nilla Pizzi, accompagnata e sorretta da un quanto inaspettato Lele Mora. A salire sul palco anche Giovanna, grande artista della musica leggera degli anni 70. È stata una cosa molto bella, io non sapevo che ci fosse questa cosa bella che esiste già da 3 anni, e quindi per me è stata una scoperta, poi un'organizzazione perfetta, e poi mi piace questa idea di questa promiscuità. Tra il pubblico anche Manuela Villa. Sono in mezzo al pubblico in versione di amica. È molto bello, vedo tanta bella gente che è tranquilla, si sta bene con gli amici, bello, sì, positivo. Il Padova Pride Village è ormai ampiamente riconosciuto dalle istituzioni e sorretto dalla comunità padovana. Questo fa di Padova una città europea e moderna, perché è un'iniezione di libertà a tutta la comunità padovana. E questo è il mondo che vogliamo e lo riproduciamo qui al Village per auspicare che sia realtà presto. La festa di tutti, questo è il punto di forza del Padova Pride Village. Ciò che infatti stupisce di questo lungo festival estivo è la capacità di raccogliere intorno a sé un pubblico eterogeneo. È una grande festa, una festa di tutti, che parte dalla comunità gay e lesbica, ma che coinvolge tutti i cittadini, non solo di Padova, ma travalica anche i confini del Veneto. Di solito i gay, le lesbiche, i trans venivano tollerati da un contesto, come dire, la cui presunzione era quella di eterosessualità. Invece oggi i gay e le lesbiche fanno questa festa e la aprono a tutti i cittadini. Tutte le persone vengono al Padova Pride Village perché c'è un clima di socialità, c'è un clima di festa, c'è un clima di gioia. E credo che questo rappresenti un fatto di integrazione positiva
è molto bella. Musica, talk show, cabaret, performance live ed un variegato cartellone cinematografico diretto da Daniel Casagrande. I film che proiettoremo qui al Village, che sono sette opere provenienti dal concorso 2008 e 2009 del Queer Lion, un premio che va a premiare trasversalmente in tutte le sezioni del festival i film presenti con tematiche GLBT, con personaggi GLBT o con situazioni di interesse queer. All'interno del Village si possono trovare anche stand e spazi per operatori commerciali. Il mercatino notturno, lungo il boulevard, rappresenta un'ottima occasione per acquisti sfiziosi e particolari. E per gli appassionati anche una libreria. Allo scoccare della mezzanotte, gli spazi della kermesse estiva si trasformano in una rovente dance floor. A salire sulla console del Pride Village, grandi DJ di fama internazionale, come Q-Boy, arrivato direttamente da Londra per far ballare i ritmi della sua voce e dei suoi mixaggi. I've been in love with rap since I was very little, since I was 10 or 11, so it's just a natural progression, but I'm very pleased to be here. I just expect myself to have fun. Because if I have fun, then they will have fun. And if they didn't have fun, then I had fun anyway. Un villaggio dunque di musica, divertimento, socializzazione e anche di riflessione, perché il Padova Pride Village vuole rappresentare la felicità di essere se stessi, chiunque esso sia.